quello che vedete qui è, qui c'è il ponte H collegato all'Arduino che controlla questo motore. Un altro motore, se è un motore, si preoccupa della sterzata. I comandi gli arrivano dal cellulare, quindi il cellulare si interfaccia via seriale con l'Arduino e provvede a inviare i segnali relativi al movimento. Non c'è molto altro da dire, nel senso che a questo punto il resto della comunicazione avviene via rete. L'idea è di non era di avere un robot indipendente, ma diciamo radiocomandato, ma attraverso protocolli di rete già esistenti. Questo è perché avevo intenzione di farlo controllare da lontano, tanto è vero che è stato controllato dalla Cina, cosa che con le normali radiofrequenze non si sarebbe potuto fare. Questo ovviamente ha dei contro, nel senso che tutto questo introduce quello che si chiama in informatica un overhead, cioè una grande quantità di risorse vengono allocate per creare questo genere di comunicazione, e quindi non avrà mai la velocità di risposta di un radiocomando di radiofrequenza classico. In compenso però permette di fare cose interessanti. Per esempio anche il video veniva trasmesso in Cina, per cui lei poteva andare in giro per la casa tranquillamente comandandolo in maniera autonoma. Ora, se pensate questo applicato ad altri contesti, quindi macchine in grado di fare più cose, quindi bracci robotici eccetera, può essere molto interessante. Una cosa di cui si parlava tempo fa a lavoro era la possibilità di costruire un sistema del genere per la teleassistenza. Sempre più spesso in luoghi come fabbriche eccetera ci sono dei casi in cui del personale altamente specializzato non è fisicamente presente in sede. Quello che succede in quei casi è che viene chiamato qualcuno, viene fatto arrivare appositamente con tutto il tempo necessario a che ciò accada, e perché se ne occupi. Con sistemi del genere si potrebbero automatizzare alcune di queste cose, quindi interventi anche meccanici potrebbero essere eseguiti in maniera completamente automatica da un operatore seduto magari dall'altra parte del mondo. Un esempio è una tesi che è stata discussa proprio qui a Pisa, di ingegneria elettronica, credo, in cui un sistema del genere era in grado di smontare le traversine della ferrovia e rimontarle con tutto, diciamo, era certificato, quindi legalmente valido. Per cui sostanzialmente è questo. Poi se avete domande in particolare su come funzioni qualcosa o altro, io sono qui, quindi... Una curiosità, visto che poi il smartphone comunica con l'Arduino, quindi io potrei anche sfruttare la fotocamera dello smartphone magari per trasmettere immagini a distanza attraverso il tablet. Sì, questo è avvenuto. Mi funziona, non solo posso muovere, ma posso muovere anche come monitoraggio, per esempio, di un ambiente a chilometri e chilometri di distanza. Sì, esatto. In effetti è proprio quello che è avvenuto, perché lei era in grado di vedere il video. In realtà la parte video però non è fatta da me, nel senso ho utilizzato qualcosa di già esistente. In rete locale utilizzo un programmino per trasmettere appunto video in rete locale, mentre a distanza utilizzo Skype nel caso in cui la connessione venga dall'Italia, o il programmino cinese QQ, perché altrimenti mi richiederebbe, diciamo, delle configurazioni un po' più complesse sul per quanto riguarda il video, invece quelle sono soluzioni già pronte, per cui in sostanza
tanto sta anche nell'appoggiarsi su cose già costruite da qualcuno. Per esempio, per quanto riguarda l'Arduino, ovviamente l'ho comprato già pronto, e per quanto riguarda il software che comanda il servomotore, anche quella era una libreria già pronta, quindi io ho preso qualcosa fatto dalla community. A mia volta io rilascio queste cose come open source nella speranza che qualcuno le trovi utili, le prenda e ci costruisca qualcos'altro sopra. Penso che questa sia una cosa piuttosto importante. Però sono fatte con dei tappi di barattolo. Sì, sì, tutto recuperato. Il lettore, il motore, questo qui di movimento, è il motore di un carrello di un lettore DVD. Tra l'altro stranamente potente, perché di solito non sono così grossi. Il servomotore è un servomotore da radiomodellismo. Pacco batterie, sono le batterie che stanno nella mia fotocamera digitale, quindi tutto recuperato.